voglio anzitutto manifestare la mia gioia per essere qui con voi a celebrare questa Eucaristia che vogliamo sia l'espressione di tutte le genti che popolano Milano e le terre ambrosiane. Ringrazio perciò subito, anzitutto, quanti hanno preparato questo gesto, sia in questo decanato del Giambellino, con una serie di incontri, che in tutte le vostre comunità etniche. In modo particolare ringrazio tutti i sacerdoti presenti che concelebrano con l'arcivescovo e che normalmente seguono la vostra vita di cristiani e di abitanti di questa nostra società milanese. In particolar modo ringrazio i padri concezionisti che ci ospitano in questa bella parrocchia e i responsabili diocesani, faccio per tutti il nome di Don Alberto, che seguono sotto e nel rapporto con il vicario episcopale Monsignor Bressan e con altri sacerdoti nelle varie zone, la vostra progressiva integrazione nella nuova realtà milanese. E un particolare saluto lo faccio ai ragazzi e alle ragazze della seconda comunione e a tutti i ragazzi, le ragazze, anche i piccolini che sono qui presenti, su fino ai nonni. Basta dire una sola cosa oggi per approfondire un poco la parola di Dio. La prendiamo dalla prima lettura, in cui assistiamo ad un fatto molto singolare, molto impressionante. Dopo che lo Spirito, con un grande rumore, è sceso, ecco che tutti cominciano a lodare Dio nella loro lingua. E però successe questo fatto. Tutti i presenti capivano queste lingue diverse, a tal punto che gli astanti, i presenti, si domandano: ma come mai ciascuno di noi li sente parlare nella loro lingua nativa? Siamo parti, siamo medi, elamiti, abitanti, e fa tutto l'elenco, come noi qui siamo di tante etnie e nazionalità diverse, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Così succede un po' anche a noi oggi, non tanto perché i bambini sono rapidi nell'imparare l'italiano o perché anche molti di voi l'hanno ormai imparato o comunque lo comprendono nel suo significato ultimo. Seguono il senso, per esempio, di ciò che l'arcivescovo sta dicendo. No, il motivo per cui noi possiamo parlare lingue diverse, ma tutti ci possiamo capire, è proprio lo Spirito Santo. Chi è lo Spirito Santo? È la terza persona della Santissima Trinità ed è l'espressione del frutto dell'amore del Padre per il Figlio e del Figlio per il Padre, e nello stesso tempo è il rapporto, il nesso tra il Padre e il Figlio. Gesù, salendo al cielo, lo dona come spirito di amore, come spirito
consolatore, come spirito che è difensore. Pensiamo a questi ragazzi che stanno adesso iniziando il grande cammino della vita cristiana e i piccolini che ancora si stanno preparando. Pensiamo agli anziani che cominciano a vedere la fine della vita terrena. Pensiamo agli sposi, pensiamo alla fatica che voi fate a inserirvi in una realtà così diversa, che è accogliente, anche se manifesta molti elementi di chiusura. Pensiamo insomma a tutte le situazioni di prova che comporta l'aver lasciato il vostro paese, entrare in una cultura, in una sensibilità diversa, soprattutto in un momento così difficile, soprattutto qui in Europa difficile, un momento in cui i valori vengono ribaltati, un momento in cui l'amore è messo a dura prova nella sua verità, in un tempo in cui non è facile trovare un lavoro e un lavoro stabile, in un tempo in cui i grandi mutamenti legati alle scienze biogenetiche, legati alle neuroscienze, legati alla civiltà delle reti. In questo momento voi siete chiamati a sradicarvi senza perdere le radici, in un certo senso, dalle vostre terre e a trapiantarvi qui. Ma questa prova che è sulle vostre spalle è un grande dono per la nostra realtà di Milano e per la nostra realtà europea. Spesse volte vi ho detto la mia gratitudine per la vostra presenza, perché sono fermamente convinto che attraverso di voi sta nascendo la nuova Milano e la nuova Europa. Tutti i processi della storia sono complessi, implicano dolore, travaglio, fatica, come la nascita di un bimbo, ma alla fine, se l'uomo rispetta Dio, siccome Dio conduce la storia, alla fine questi processi producono la vera novità, e questa novità è per il bene di tutti. Allora tratteniamo nella grande festa di oggi il dono che lo Spirito ci fa e comprendiamo che il motivo per cui ci capiamo, nonostante i riti, le tradizioni diverse, è molto bello, oltre alle grandi lingue dell'inglese e dello spagnolo e anche dell'italiano, sentire questi canti eritrei, sentire l'espressione della vostra realtà popolare. Non dimentichiamo che la lingua che ci unisce è l'amore che Dio ci vuole. E allora nella festa del dono dello Spirito domandiamo tutti personalmente di imparare, lo dico soprattutto ai giovani, di imparare ad amare. Dobbiamo anche ricordare una serie di avvenimenti nella nostra offerta, nell'offerta che porteremo all'altare. Anzitutto il grande dono della beatificazione del Vescovo Romero, che verrà celebrato in maniera particolare, mi pare il 31, dove è Don Alberto, se mi sbaglio, il 31 di maggio. Lì si vede molto bene come la verità dell'amore, nel caso del dono della vita sull'altare che il Vescovo Romero ha compiuto, il dono dell'amore ha bisogno di poggiare anche sulla giustizia, e Romero si è speso per la giustizia, per il diritto di tutti, soprattutto degli ultimi e dei più deboli. In questi giorni, ieri sera c'è stata una veglia nella Basilica di Sant'Ambrogio, in tutte le nostre parrocchie preghiamo per i martiri di oggi, per tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle che in molte regioni del Medio Oriente, dell'Africa, da altre parti, sono chiamati a dare la loro vita
in forza della loro fede e a lasciare le loro case, a lasciare tutto. Dobbiamo sostenerli in una preghiera molto convinta. E infine, da tempo oggi è anche un giorno di preghiera speciale a Maria per il futuro della Cina, che tra di noi ci sono molti cinesi. Vogliamo ricordare con molta energia il destino di questo grande continente e sostenere le nostre sorelle, i nostri fratelli cristiani che non senza prove anche lì testimoniano la bellezza e la bontà della fede. E nella nostra diocesi oggi è anche un giorno in cui vogliamo prestare molta attenzione alla famiglia. Voglio dirvi grazie per come vivete l'esperienza familiare e per come ricordate a noi europei la bellezza della famiglia come rapporto fedele e aperto alla vita tra l'uomo e la donna. La nostra Europa sta un po' forse dimenticando questo dato e uno dei motivi del dono che voi siete per noi è proprio anche questo. Allora adesso ci affidiamo all'abbraccio dolce dello Spirito Santo che abbiamo chiamato vicino a noi, questo vuol dire Paraclito, e mettiamo nelle nostre offerte tutta la nostra vita e ci impegniamo a rispettare le nostre culture, le nostre tradizioni, ma nello stesso tempo ad accettare di fonderci con gli abitanti originali di questa parrocchia, che ringrazio di cuore, proprio perché la Chiesa venga rinnovata e i cristiani, con i debiti modi e nelle debite distinzioni, possano anche contribuire alla nuova realtà di Milano e di tutta l'Europa. Amen.